Si è conclusa la 47esima edizione della Barcolana di Trieste. La pioggia delle prime ore del mattino ha lasciato spazio ad una giornata di bel tempo. Il colpo di cannone è stato sparato alle 12.30, posticipato di 2 ore per attendere il miglioramento meteo. Alla partenza 2.000 imbarcazioni. I primi ad arrivare hanno impiegato meno di 90 minuti a celebrare il loro arrivo al traguardo centinaia di migliaia di spettatori. È stata una regata molto aperta fino alla fine. Questo nuovo format dell'arrivo davanti qui ha sicuramente creato delle problematiche in più, delle scelte diverse. È uno spettacolo sicuramente grande, perché se guardate indietro adesso si vede all'arrivo le barche che arrivano con queste vele grosse, che hanno dei bei problemi a tirarle via in tempo per non andare contro il molo. Quindi sicuramente è uno spettacolo. 12° nella classifica generale, primo nella categoria crociere c'è Mauro Perlaschier, che festeggia a bordo con il suo equipaggio. Finalmente un po' di vento, non come ieri che era troppo, ma difficile, perché sicuramente in partenza abbiamo rischiato, c'erano delle raffiche fortissime, quindi gestire i maxi che partono a 10 e 15 nodi di velocità non è stato facile. Ce l'abbiamo fatta e la regata poi dopo la partenza è stata anche tutto sommato semplice, bella finalmente. Insomma, ha premiato tutti quelli che sono rimasti qui in quelle condizioni purtroppo così di vento forte di ieri, e finalmente abbiamo avuto una giornata bella. Classifica, c'è qualche novità, nel senso qualche sorpresa? Eh sì, finalmente è andato via il mostro che vinceva sempre, perché era una barca troppo superiore alle altre. C'è stata più bagarre, insomma una bella lotta, poi ha vinto Robertissima meritatamente, quindi è stata anche da questo punto di vista una barcolana migliore. Per gli abruzzesi, 30° nella classifica generale e primo della categoria 1 c'è Duvetica. Devo dire che c'era un via vai, un traffico bestiale, però fortunatamente con la barca veloce siamo riusciti immediatamente a staccare quasi tutti e abbiamo virato la prima boa insieme a Mauro Perlaschier, Our Dream e altre barche. Abbiamo praticamente fatto una regata impeccabile, tranne un piccolo neo in partenza per via di un paio di croceristi che ci hanno tagliato, e poi da lì è stato un trionfo, 30° posto assoluto. Per me non è una novità, però sono felicissimo, ma quel che conta è che ho vinto la mia prima barcolana e vai! Il bilancio della barcolana fin qui com'è? Devo dire, anche ieri con la Bora è stato i visitatori più temerari, insomma gli appassionati sono venuti, hanno apprezzato questo prodotto che insomma fatto da diverse birre abruzzesi, come hai detto tu, sono 3 birrifici praticamente che fanno insomma un sacco di stili, un sacco di varietà, e quindi insomma positivo senz'altro.